Benvenuti ai fornelli, oggi prepariamo un panino al latte con una mousse di ricotta di pecora, dei frutti di bosco, del miele d'acacia e una marmellata di frutti di bosco e una salsa al cioccolato. Panini al latte con mousse di ricotta di pecora. Ingredienti per 4 persone: 4 panini al latte, 250 g di ricotta di pecora o vaccina, 125 g di zucchero semolato, 400 g di frutti di bosco, 20 g di miele, zucchero a velo quanto basta, 20 g di salsa a cioccolato, 20 g di salsa ai frutti di bosco. Per quanto riguarda la ricotta di pecora, utilizziamo un 250 g di ricotta di pecora, 125 g di zucchero semolato e un cucchiaino di miele d'acacia. Mescoliamo il tutto con un frullatore, con la planetaria, con una frusta, fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea. Per quanto riguarda la marmellata ai frutti di bosco, su un chilo di frutti di bosco mettiamo 700 g di zucchero semolato, un limone e lo condiniamo mettiamo sul fuoco e facciamo andare per circa 30-45 minuti. Per quanto riguarda la salsa al cioccolato, mettiamo a bollire 1 litro di panna da pasticceria con o senza zucchero. Con lo zucchero senza e mettiamo circa 600 g di cioccolato fondente. Facciamo sciogliere ed otteniamo la salsa al cioccolato. Allora, apriamo il nostro panino al latte. Lo andiamo a farcire con la nostra mousse di ricotta, andando a fare dei piccoli ciuffi. Dopodiché andiamo a mettere i nostri frutti di bosco. Mettiamo un filo di miele. Accompagniamo con della salsa al cioccolato, e della marmellata ai frutti di bosco. Finiamo il piatto con dello zucchero a velo. Oggi abbiamo preparato questo panino al latte con una mousse di ricotta di pecora, dei frutti di bosco, una salsa al cioccolato e del miele d'acacia. Arrivederci e grazie.